Buongiorno da Gilda News. Settimana ancora caotica per il mondo della scuola, con i sindacati che annunciano nuovi scioperi e manifestazioni nel mese di ottobre e le iniziative di studenti e professori. A Cagliari ancora una volta i docenti scendono in piazza per opporsi al trasferimento in un'altra città. A Ferrara, durante la festa del PD, la Giannini viene accolta da grida e fischi di dissenso. Pochi giorni prima, a Roma, il blitz della rete degli studenti medi davanti al MIUR, contraria alla legge 107, mentre ad Ostia una ventina di studenti del blocco studentesco creano disordini alla stazione Nord, srotolando uno striscione contro il DDL, definendolo una pagliacciata. A Firenze, un'agitazione sindacale ha accolto in molte scuole la prima campanella dell'anno scolastico. Mentre il ministro della Pubblica Istruzione rassicura la presenza dell'organico al completo in tutte le scuole con una fase C dedicata al potenziamento dell'organico che dovrebbe avvenire entro il 5 di ottobre, si registrano già grossi disagi per mancanza di personale. La Gilda, in un comunicato stampa, denuncia tale falla che costringe molti istituti a ridurre l'orario scolastico da nord a sud. Nel frattempo, le associazioni di disabili denunciano la mancanza di 30.000 prof di sostegno. Un bambino epilettico di Napoli non può andare a scuola perché mancano gli operatori sociosanitari per somministrargli l'ossigeno terapeutico. Come ogni anno, quindi, arriveranno i supplenti non specializzati a ruolo. Nel frattempo, il ministro dichiara la non apertura di nuovi pass e la riduzione al 10% delle supplenze per il prossimo anno scolastico e annuncia di voler erogare 500 euro nelle buste paga dei docenti. Il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, afferma che tale manovra ricorda l'ex frumentaria dell'antica Roma, mentre il governo dovrebbe riconoscere i diritti contrattuali dei docenti, i cui stipendi sono bloccati da 7 anni. Insomma, una scuola che fa acqua da tutte le parti, non solo dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto di vista strutturale. Il primo giorno di scuola, il sindaco di Santa Lucia di Piave è stato costretto a chiudere parzialmente la scuola per motivi di sicurezza. Peraltro, il Movimento 5 Stelle, in un'interrogazione parlamentare, chiede chiarimenti sul mancato sblocco dei fondi per l'edilizia scolastica. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.